Ciao ragazzi. Ciao. Come va? Tutto bene? Oh, su sti capito. Non diversi dal solito. Vabbè, sempre per la sera, no, perché io lo devo dire, perché devo godere nel dirlo. Qui c'è stata la nostra amica che cammina col sandalo e con i calzini bianchi che tutti sta passando. Giorni. Evidentemente avrà un impegno quando noi abbiamo gli impegni e coincidono e ci vediamo. Comunque sta tipa, cioè sta con i sandali al piede e con i calzini bianchi. Wow. Cioè, proprio inguardabile. Comunque, fatemi godere, fatemelo dire. Ma chi dice che a Londra piove sempre? Guarda. Ah, che bella cosa. Comunque, ieri ci siamo un po' intossicati. Perché, vabbè, non abbiamo mai fatto un video, ma magari poi ve lo facciamo vedere. Aspettate che dobbiamo passare, che qua c'è il tram a Wimbledon. Vabbè, comunque non l'abbiamo mai detto, non abbiamo mai fatto un video sulla questione, ma noi cioè, facciamo in genere la spesa, la facciamo... Non si vede nulla, forse un po' più vicino. Vabbè, la spesa la facciamo online, spesso e volentieri, la facciamo con Asda, anche perché ci possiamo fare la comparazione dei prezzi, possiamo fare insomma tutte le cose che ci fanno risparmiare diccioli. Però niente, nonostante tutto abbiamo fatto tutta la trafila insomma per fare la spesa online. Ieri alle 9:30, 10, non mi ricordo a che ora di sera, viene il delivery guy, il come si chiama, quello che porta le consegne, il fattorino, e ci porta solo, cioè, pochissime cose. Allora gli dico, senti, Billy Joe, ma qua ci mancano altre 20 sterline di roba. E lui dice, ci sarà stato un problema e adesso ti faccio il refund. Insomma, però era pure un po' in salla nudo il tipo. Infatti l'ho dovuto fare entrare dentro casa per fargli vedere tutte le cose che mi aveva portato, cosa mancava e tutto. Però, sto cazzo, io ho detto, se io mo tenevo degli ospiti a casa, cioè, ce li ho gli ospiti a casa. Non mi so se lui ha detto, ma io non vedo nessuno. Dico, no, ma stanno di sopra, stanno di su. E dico, ma avete causato un problema esagerato? E lui dice, guarda, puoi chiamare al customer service e vedi che cosa fanno. E oggi ho telefonato al customer service, io ho detto, ragazzi, ma qua non si scherza. E avevo degli ospiti a casa, mi avete causato un problema, ho dovuto chiamare la pizzeria, che poi in realtà veramente poi ho chiamato la pizzeria. E dico, ma qui mi dovete non solo dare un refund, ma in più mi dovete anche, diciamo, risarcire del danno. Mi avete regalato un danno. E allora mi hanno detto, sì, scusami, da qui e da lì ti diamo tutto il refund della spesa e in più ti diamo 5 sterline, cioè mi sono sentito un pezzente. Esatto. Però vabbè, 5 sterline in più abbiamo fatto la spesa, c'è anche quello che ci hanno portato. In realtà non ne siamo stati soddisfatti perché non hanno garantito lo standard minimo, cioè in pratica ci hanno portato che ne so, il salmone, ma il salmone scadeva domani, cioè quindi l'abbiamo dovuto congelare. Vabbè che ce lo mangiamo, che lo congeliamo, però loro garantiscono che inviano le cose con la scadenza più lunga, cioè quindi ci fanno il refund anche di quello, cioè quindi abbiamo fatto la spesa gratis e ci hanno dato pure 5 sterline. Vanculo. Dico, ad onore del vero, questa è la prima volta che succede in più di 5 anni. Però anche un disservizio in Inghilterra può succedere. La cosa però che, diciamo, la differenza con l'Italia è che il problema si risolve subito. E in più si scusano, si prostrano ai vostri piedi, vi danno pure i soldi. Speriamo che la prossima settimana facciano lo stesso. È vero. Comunque prestissimo faremo un video appunto sulla spesa in Inghilterra e quanto costa, diciamo, il cibo in Inghilterra, un po' più aggiornato, perché l'ultimo video che ho fatto risale un po' di tempo fa con scontrino alla mano, diciamo, ha causato un bel po' di non critiche, però di reazioni positive e negative, molte delle quali ci stavano, in pratica le persone dicevano, ma con tutte le cose che hai comprato muori dopo una settimana, perché avevo comprato, ne so, salsicce, patatine fritte, queste cose così. Però ovviamente erano persone, dei detrattori, che effettivamente non capivano il senso del mio video, cioè non l'hanno proprio capito, perché ovviamente se io piglio un pacco di patatine
fritte da un chilo, non è che me la mangio, me le mangio una settimana. Vabbè, ma poi approfondiremo tutto in un video appositamente dedicato e vi dimostreremo con scontrino alla mano che si può mangiare benissimo in Inghilterra con 15 sterline a persona, seguendo addirittura un piano alimentare e nutrizionale dato da un dottore, da un medico, da un nutrizionista. Cioè vi dimostreremo che si può fare, si mangia bene con poco. Quindi chi dice che a Londra costa tantissimo la vita e dice una stronzata. In Italia con 16 euro a persona a settimana si comprano le fette biscottate, e quello che costa qua in Inghilterra è l'alloggio, questo sì, e però in più ci sta la possibilità di lavoro, cosa che in Italia è difficilissima. Infatti provate a pigliare una casa a Milano, nel centro di Milano, e vedete se gli affitti non costano tanto. Perché? Perché a Milano ci sta più lavoro rispetto che a Reggio Calabria. E questo è il discorso. Va bene, noi andiamo a... dove? A South Kensington? No, West Kensington. Andiamo per una questione di lavoro, stiamo allargando il business dei ragazzi, e quindi oggi andiamo a West Kensington. Ciao, ci vediamo nel prossimo video, mettete mi piace, fate quello che volete, se non mettete mi piace non fa niente, siamo amici come prima. Ciao, adiù. Ciao.